Agostino riesce ad impostare, a trovare a sinistra Pasquale che punta Maggio, c'è in mezzo Gilardino, l'anticipo da parte di Campagnaro che ha fatto una diagonale perfetta e provvidenziale. De Silvestri alza la testa, c'è D'Agostino in mezzo al campo, lui va con l'esterno a cercare Montolivo per Gilardino che prova a girarsi, Gilardino in area di rigore, ancora Campagnaro in calcio d'angolo, un buon momento della Fiorentina. Prova ad andare a mettere il pallone in mezzo, Santana prova l'aggancio, Santana in area di rigore, si è trovato il pallone lì, il pallone del vantaggio. Lavezzi, la vuole Cavani, Lavezzi invece mette il pallone in mezzo, Cannavaro si trova il pallone dell'1-0 davanti a Boruz. La punizione affidata ad Agostino. D'Agostino, palla per Santana sul primo palo, non è riuscito a dare bene il giro D'Agostino. Santana la rimette in mezzo e Jajic ha un'altra occasione buona per la Fiorentina al 39esimo. Donadel al limite, prova a calciare! Conclusione di Donadel, molto potente e precisa. Dossena in area di rigore, Cavani, Dumitru. Il cross in mezzo è per Maggio che prova a saltare, Dumitru non riesce ad agganciare, poi ancora Dumitru si gira e il Napoli costruisce al 91esimo la migliore occasione della sua partita.